Ciao a tutti e bentornati in Tessiland News. Quest'oggi parliamo di un filato appena arrivato in casa Tessiland che davvero sarà utile per tantissimi motivi diversi. Ce ne sono di due tipologie. Vediamo attentamente tutti i colori disponibili e poi analizzeremo nel dettaglio gli usi che potrete fare proprio con questo filato. Parliamo del preziosissimo Diamant, insomma, o come vogliate chiamarlo. Vediamolo. Eccolo qui, allora vi mostriamo fin dall'inizio le due varianti, vale a dire questa Diamant che riconoscerete sul nostro sito sia perché troverete appunto solo questa scritta, ma anche perché l'etichetta è color oro. E poi c'è quest'altra versione che è la Diamant Grande, che invece ha l'etichetta color argento. La differenza sostanziale tra le due è il fatto che la Diamant Grande abbia uno spessore maggiore rispetto all'altra, però le caratteristiche di base sono le stesse, vale a dire che entrambe sono composte per il 72% da viscosa e il 28% poliestere. Questo effetto metallizzato, che poi avremo modo di analizzare nel dettaglio anche nei colori successivi, conferisce sicuramente alle creazioni che realizzerete brillantezza e luminosità, ma oltretutto questa particolare lavorazione e composizione rende davvero questo filato morbido e flessibile, che non si attorciglierà e che oltretutto manterrà la sua torsione durante la lavorazione, componente davvero molto importante, soprattutto per l'uso che ne dovrete fare, perché sarà possibile utilizzare questo filato per ricamo a mano, punto croce, ma anche bigiotteria con la tecnica chiacchierino, crochet e macramè, davvero in modo tale che possiate realizzare dei gioielli meravigliosi. Oltretutto resiste all'usura ed è facile da utilizzare per ricamo e supporti di cotone e lino, ma anche raso. Adesso però vediamo le varianti di colore di cui dispongono entrambe le tipologie di Diamant. Iniziamo con le prime 5 varianti di colore del Diamant Grande. Allora, questa che vedete è il color perla, denominato anche G168, ma non vi preoccupate perché sul sito, insomma, ecco, riuscirete facilmente a collegare il nome al colore proprio perché è presente all'interno dello stesso articolo. Poi abbiamo il colore tortora, iron, oro, un evidente oro davvero molto brillante, e infine il classico argento. Passiamo invece adesso alla variante Diamant, e qui ci sono molte più varietà di colori. Questa che vedete qui è la variante oro nero, davvero molto particolare. Questa invece è la variante perla. Qui abbiamo il tortora. Poi qui abbiamo il rame, davvero un bel colore, e infine concludiamo con il classico nero e la variante che abbiamo visionato anche prima, iron. E andiamo avanti con le altre 6 varianti di colore. Questa è la variante rosso, eccola qui, tendente anche al bordeaux aggiungerei. Poi qui ci sono invece 2 varianti di oro. Questo è l'oro chiaro e questo invece è l'oro. Ecco qua. La differenza è davvero molto sottile. Poi abbiamo il silver. Ecco qui. Il bianco. Davvero un bianco perlato molto molto bello. E infine il verde. Avete visto, come dicevamo, tutte le varianti di colore ed è possibile utilizzare questo filato, come abbiamo accennato prima, per il ricamo ma anche per realizzare gioielli o, perché no, anche magari per gli accessori bimbo. Sul nostro sito, sia nel mondo bimbo che nel mondo dei bijou, che potrete trovare nella categoria applicazioni, ci sono davvero perle, perline, accessori di ogni genere, di ogni materiale, misura e forma, che potrete utilizzare per realizzare delle creazioni magnifiche, dei gioielli oppure qualcosa da regalare per una nuova nascita.
che potrete appunto legare il tutto proprio con il filato che abbiamo appena visionato. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella, così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli, tutti i nostri video, tutti i nostri news, condivision e anche molto di più. Di seguirci anche su tutti i nostri social, vale a dire Instagram, Pinterest, TikTok e Facebook, la nostra pagina Meglio di Maya. Noi ovviamente ci vediamo al prossimo articolo. Mi raccomando, cliccate sul link presente su questo video e visionate attentamente, con cura, il Diamant. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!